da Mattino 6 per questo martedì 19 aprile. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda Sant'Emma Vedova e allora ci andiamo a vedere subito la sua storia. Sembra che il nome Emma sia germanico, la cui forma originaria fu Imma, che ebbe anche un maschile Immo in seguito scomparso. Attraverso la forma antica di Imma sembra che sia imparentata anche il nome Irma, come nome che però non ha una propria santa tutelare, o meglio viene fatto cadere sotto la protezione di Sant'Irminia. Emma visse intorno all'anno 1000, era sorella di San Meginverco, vescovo di Paderborn, ed aveva sposato in giovanissima età il conte Ludghero, il quale però morì dopo pochi anni di matrimonio. Ed ecco la sua caratteristica più spiccata, quella di essere restata vedova per 40 anni e vedova esemplare, facendo della sua delicata condizione uno strumento più raffinato di perfezione spirituale. E allora da parte nostra per questa giornata gli auguri vanno a tutte coloro di nome Emma e Imma. Vediamo i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro. Cade in moto e un'auto lo travolge, Montesilvano ricoverato in rianimazione, un pescarese di 51 anni investito dalla vettura sul lungomare. L'incidente è avvenuto vicino al cantiere per la costruzione della nuova pista ciclabile. A centro pagina e Fiorello prende la Tintarella, la nave di Cascella, in giro in centro a Pescara prima dell'esibizione teatrale. E poi bandito rapina le poste, via De Amicis, assalto tra i clienti in fila e la fuga in bici. Nelle cronache su Pescara, controlli nel fiume scoperti, due palazzi con scarichi abusivi. Sempre su Pescara il consigliere sotto accusa Pignoli a processo per voto di scambio. Di taglio alto, Verde guida il Pescara nella sfida playoff e Oddo è in emergenza. L'anticipo, il Cesena vince e rimanda la festa Crotone. Ora invece vediamo i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo, in apertura al Setaccio, la casa del jihadista Chieti, inchiesta della Procura di Torino. Blitz di polizia, unità cinofile e artificieri, perquisiti stanze in magazzino seminterrato, ispezionati terreni e scarpate nei dintorni. E poi sempre su Pescara, che spettacolo in comune, il pre-show di Fiorello. A Giulianova sequestrati 8 kg di coca ed eroina. Casalesi negli appalti dell'Aquila, da un gatto 4 ore da Rossi, infiltrazioni, la denuncia del sacerdote, il vescovo, vai avanti. Trivelle a Chieti, la rabbia dei comitati. E poi dopo il referendum, il record not rive di Lanciano. Di taglio alto Chieti, di Francesco Staila al premio Prisco, il derby vinca chi ne ha più bisogno. L'Aquila, l'annus horribilis di calcio e rugby, malgrado spese e nuovi impianti. E poi la Serie B, Spezia Pescara, il bivio playoff e Lanciano Baroni, chi si rivede. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Trappola ai corrieri della droga. I cittadini li scambiano per ladri in campagna, i carabinieri li beccano con 8 kg tra eroina e cocaina. E a centropagina, Giulianova, la droga recuperata tra via Cupa e via Muracche. E ancora, settimana corta, ricomincia la guerra. Giulianova, troppe irregolarità nell'ispezione alla De Amicis. Su Teramo, via Capuani, ricominciano le sperimentazioni. E poi Teramo in crisi politica. L'obiettivo è tenere botta ancora un po'. Di taglio alto, altre polemiche in arrivo sul cartellone estivo, frecce tricolori, Alba è fuori dal calendario. Ancora Alba Adriatica, è morto Anildo di Pasquantonio, il pioniere delle borse. Questi dunque i titoli di apertura, e prima di sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, si profilano progetti interessanti all'orizzonte, ricaricate le pile e fate mente locale, usate tutte le armi della vostra percettiva intuizione per affrontare e risolvere eventuali problemi professionali. In amore non alimentate dubbi e gelosie. Toro, affrontate questo giorno con fiducia, la vostra visione di insieme delle problematiche esistenti sul lavoro vi renderà di sicuro vincenti. In amore, regalatevi teneri momenti di intimità con il partner. Gemelli, un evento fresco di idee e nuovi progetti vi fa volare in alto, ma oggi qualcosa potrebbe costringervi ad un brusco atterraggio. Le difficoltà che incontrerete sulla vostra strada vi renderanno meno affettuosi con la persona amata. Cancro.
lucro. Avrete delle belle proposte da fare al lavoro. Se i vostri superiori sono in gamba, comprenderanno il loro valore e daranno il via alla realizzazione. Accettate i suggerimenti di un esperto in medicina naturale per la vostra salute. Leone, buoni transiti planetari lasciano prevedere una giornata molto costruttiva e vivace e quindi congeniale a nuove storie d'amore e a contatti umani soddisfacenti. Sarà facile innamorarsi, trovare un nuovo amico. Vergine, eventuali contrasti in famiglia richiedono maggiore spirito di mediazione. Rischiate di mostrarvi troppo rigidi. Attenzione ai raggiri nel lavoro, lasciate perdere le proposte troppo allettanti. Bilancia. Al successo nel lavoro può non corrispondere il successo finanziario. Guardatevi attorno, rallentate il passo. Vale la pena non concedersi cadute di stile. Alleggerite il momento di crisi amorosa se affrontate un chiarimento. Scorpione, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo, nonché nelle ottime capacità manuali. Giorno ideale per farvi valere sul lavoro, stabilire nuovi contatti, allargare la cerchia dei clienti. Sagittario, la Luna favorisce la realizzazione di progetti pratici ed influisce positivamente sulla vostra serenità interiore. Se non siete soddisfatti di come vanno le cose tra voi e la persona amata, ricordate che tutto può essere migliorato. Capricorno, potreste trovarvi in una fase di insofferenza e di rifiuto della quotidianità. Ciò che è scontato tenderà a generare in voi insoddisfazione. Cercate di spiegare il vostro stato d'animo a chi vi è vicino. Acquario, splendido periodo per la maggior parte di voi. È il vostro momento e c'è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio. Non si escludono buoni affari per coloro che sono indipendenti nella professione, tantomeno momenti deliziosi in amore. Pesci, il lavoro vi impone qualche sacrificio non troppo gradito, ma nel contempo avrete la possibilità di consolidare la vostra posizione. Per stare più tranquilli, cercate di sistemare una volta per tutte ciò che è rimasto in sospeso. Iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, iniziamo dal centro dove si parla dell'emergenza rifugiati. Piano per i migranti, scontro Roma-Berlino, l'Unione Europea apre agli Eurobond per aiutare i paesi di origine, i tedeschi dicono no. La replica del Premier Renzi, se Merkel ha soluzioni diverse, ce le dica. Per la cancelliera si può ipotizzare una tassa sulla benzina, ma l'idea ha già ricevuto un'accoglienza fredda e Bruxelles decide di non prendere una posizione ufficiale. E poi 200 migranti annegati al largo delle coste egiziane ad un anno dalle catombe di Lampedusa, versioni incerte, 5 giorni nel mare rimasti aggrappati a pezzi di legno. Il recupero del barcone della morte, la tragedia del 2015 nel canale di Sicilia, solo 28 si salvarono e 700 furono le vittime. Si parla ancora del referendum, del dopo referendum, l'Abruzzo non ha scelto i pozzi, sulle trivelle abbiamo già vinto, D'Alfonso dice non ho votato e annuncia la campagna contro le perforazioni oltre le 12 miglia. Mazzocca dice un italiano su tre non vuole questa politica energetica e Legambiente dice l'Unione Europea intervenga. Queste sono le percentuali dell'affluenza ai voti delle province abruzzesi, dove si vede che a Chieti in realtà la provincia con la percentuale più alta, perché 314.585 erano gli aventi diritto al voto e solo il 40,57% si è recato alle urne, cioè 126.638 cittadini. Per il totale degli abruzzesi è stato il 35,44% a recarsi alle urne. Andiamo a vedere la stessa notizia anche dalle pagine del Messaggero dove si parla ovviamente, anzi dalle pagine della città dove si parla del dopo referendum con le riflessioni. La costa più sensibile al referendum, nessun comune teramano sfonda il quorum, bassa l'affluenza nelle zone interne.
partecipazione. I territori con la partecipazione più elevata sono stati quelli che hanno corso il rischio trivelle. Per la provincia, media più alta di quella nazionale, perché è stato un 35,41%, la media nazionale è stata quella del 31,18%, in linea con quella regionale. E allora, all'indomani di quelli che sono stati gli esiti del referendum contro le trivelle, siamo andati proprio dagli ambientalisti che tanto si erano attivati per cercare di convincere i cittadini abruzzesi a recarsi alle urne. Vediamo. Solo il 32% dei votanti si è recata alle urne per votare il referendum abrogativo sulle trivelle. Non è stato raggiunto il quorum e a niente sono valsi gli appelli di associazioni ambientaliste e forze politiche lanciati nell'ultimo mese. La regione con l'affluenza più alta è stata la Basilicata, proprio dove, settimane fa, è esploso il caso che ha portato alle dimissioni del ministro Federica Guidi. La regione con l'affluenza più bassa invece è stata la Campania, con il 17%. Poca informazione e tanta confusione sul caso, questo il rimprovero da parte di chi si era prodigato attivamente. Data la mancanza dell'election day, date le 3 settimane, 14 milioni di italiani che vanno a votare dicono al governo Renzi che deve cambiare la propria strategia energetica, non sono un risultato di poco conto. Poi volevo sottolineare una cosa, in Abruzzo, in Basilicata ovviamente ben si conosce il petrolio, si è superato il quorum. In Abruzzo le città e le zone che hanno superato il quorum sono tutte, quasi tutte sulla costa adriatica, e questo è un segnale importante per quel famoso parco nazionale della costa adriatica e della costa dei Trabocchi che stiamo aspettando. A questo punto cosa succederà da qui in poi? Ma intanto la battaglia continua e non stiamo valutando l'ipotesi di un ricorso alla Commissione europea. Tenga conto di un particolare, che il regalo che Renzi ha fatto ai petrolieri concedendo le concessioni senza limite è in contrasto con la direttiva europea, la 22 del 94, che regola la concorrenza nel settore degli idrocarburi. Per cui questa norma cambia oppure prima o poi arriveremo a pagare una multa. Spero che Renzi, dopo averci preso in giro con un referendum lontano dall'election day, averci fatto buttare 360 milioni per cercare di non ottenere il quorum, non abbia il coraggio di farci pagare anche la multa. Lo scontro Renzi-Regioni, ricorso dei promotori sulle concessioni, il Premier dice il popolo ha parlato. E poi Di Maio si candida a Premier, il Movimento 5 Stelle contro Mattarella, ci manca di rispetto. A Gerusalemme torna il terrore, l'esplosione di una bomba su un autobus ha causato 21 feriti, 2 gravi, Netanyahu dice li prenderemo. E poi impeachment, Brasile, Dilma perde il primo round, la Camera si ha lo stato d'accusa del presidente Rousseff. Ora la battaglia al Senato. Di taglio basso, New York, il voto decisivo, primarie negli Stati Uniti, la Clinton e Trump favoriti, ma Sanders avanza. Il Petrolgate, ecco le mosse e le pressioni del clan. Il riesame boccia tutti i ricorsi. L'ex sindaco di Corleto Perticara resta in carcere. Gianluca Gemelli venerdì prossimo sarà interrogato dai magistrati di Potenza. E poi Firenze, Denis Verdini a processo per bancarotta. Colpo da 26.000 euro, Napoli l'assalto al portavalori, la guardia rischia un occhio. E ancora un'inchiesta, Salerno ha indagato un giudice, l'accusa pilotava i processi. Vibo Valentia, la galleria killer, chiuso il tratto Salerno-Reggio Calabria, 5 giovani morti in 2 incidenti, è stata sequestrata dalla procura di Vibo. Apriamo la pagina dedicata alla nostra regione, i costi della politica. Consiglieri con la riforma tagli agli stipendi del 40%. La nuova Costituzione prevede che l'indennità si adegui a quella del sindaco della città capoluogo, ma sull'entrata in vigore i tempi non sono certi. Di spalla l'aiuto a chi è in difficoltà col mutuo, la morosità incolpevole, entro l'anno i fondi per 1 milione. E poi l'inchiesta petrolio, replica il direttore tecnico dell'ARTA Damiani, procedure corrette, un obbligo coinvolgere l'ENI nella fase di analisi dei campioni. Andiamo avanti sempre sulle pagine del centro. L'SOS degli enti locali affogati dai tagli, il DEF, l'allarme di ANCI e Regioni e Banca Italia dice rischio debito, i sindacati contro la riforma dei contratti. Invece aziende, Telecom, il primato su Wikipedia è la voce più completa. A Pescara la storia, un grande gesto di solidarietà, 1000 donatori FIDAS salvano 4 persone da una malattia rara. I volontari del sangue chiamati d'urgenza, ematologia, grazie a loro guariti i pazienti di Pescara, Silvi e anche Vasto. E poi
Dopo l'incidente in Via Antonelli, le buche trappole, in 4 mesi 25 cause contro il comune, le strade distrutte, i cittadini vittime vanno in tribunale e chiedono i danni, sotto accusa lo stato di abbandono di asfalto, marciapiedi e transenne. E di taglio basso c'è anche una dichiarazione: con la moto nella buca e adesso zoppico, ragazzo di 24 anni racconta l'incidente che gli ha cambiato la vita, da un anno non posso più lavorare. Tassa sui turisti verso il via libera. Blasioli fa decadere gran parte degli emendamenti e l'opposizione annuncia il ricorso al TAR. Emergenza inquinamento, scoperte due palazzine che scaricano nel fiume. L'ACA in via Sacco, ci sono allacci abusivi che inquinano il corso d'acqua. È pronta la diffida del comune e i proprietari replicano: non ne sappiamo nulla. E poi le trivelle, Picciano è il più vicino al quorum, ha votato quasi il 39%, a Villa Celiera la maglia nera, alle urne solo il 14,62%. Rapina alle poste tra i clienti in fila, bandito armato di coltello irrompe nell'ufficio di Via De Amicis e si fa consegnare 500 euro e poi fugge su una bici azzurra. Il voto di scambio, Pignoli citato in giudizio. Il consigliere comunale della lista Teodoro sotto accusa per aver promesso lavoro durante le elezioni. Finisce davanti al tribunale monocratico il procedimento giudiziario che vede protagonista il consigliere comunale della lista Teodoro, Massimiliano Pignoli, per presunto voto di scambio. Pignoli sarà processato a ottobre in quanto il PM Anna Rita Mantini, titolare dell'inchiesta, ha emesso a suo carico il decreto di citazione diretta a giudizio. E poi inaugurazione in via Venezia, più forte del Roga, è stata aperta la pizzeria Alice dopo cibo. L'ASL, 20.000 euro all'anno per il locale sempre vuoto. Tra gli affitti d'oro spunta un appartamento in via Tirino, mai utilizzato da 3 anni. L'azienda sanitaria paga il canone al comune, ma i servizi promessi non arrivano. E poi un cambio al vertice: al posto di Colazzilli, al Marina arriva Di Tecco. Riconoscimento ai miglior servizi erogati, gli uffici postali pescaresi premiati al meeting di Roma. Ed ecco la fotonotizia d'apertura: da barman a giornalista con Fiorello è sempre show, l'artista incontra i precari di Attiva, dovete fare qualcosa di più concreto. Poi serve il caffè nel bar del comune, fa selfie in centro e intervista una cronista. E poi di taglio basso: pescaresi vi trovo invecchiati, al massimo 2 ore di allegria e scherzi con il pubblico, si replica oggi e domani. Proprio così è arrivato per la 3 giorni dedicata al suo ultimo spettacolo, L'ora del Rosario, e ieri mattina Rosario Fiorello si è fatto vedere a Pescara e ha coinvolto amministratori pubblici e anche cittadini in sketch. Guardate. Fiorello a Pescara per una 3 giorni a teatro con il suo spettacolo L'ora del Rosario, in scena al Teatro Massimo. E questa mattina il mattatore ha deliziato alcuni cittadini ignari facendosi trovare in giro per la città con la sua tipica verve. Chissà cosa avrà pensato la signora che al bar del comune si è vista preparare e servire il caffè da un comico capace di fare sempre grandi numeri. Pronto, signora? €1.10. Disponibile e solare, sempre pronto allo scherzo, Fiorello incontra il sindaco Marco Alessandrini e si ferma a ricordare della sua visita a Pescara ai tempi del karaoke, la trasmissione TV che lo consacrò al grande pubblico. Nessuno di noi poteva immaginare che fu la prima volta che capimmo che stava nascendo un grande successo. Qua, 11 anni adesso, e avevamo l'impianto per 1.000 persone. Lo ricordo, sicurezza per 1.000 persone, transenne per 1.000 persone. 20.000, voi eravate ragazzi. E poi, in tempi di social, Fiorello saluta tutti, annuncia un giro per la città e inizia a postare foto. Cittadini avvisati, da oggi a mercoledì, chissà che non vi ritroviate in uno sketch dell'amato Rosario Fiorello. Io adesso vado a immortalare la vostra bella Pescara. Benissimo, sinceramente ci farebbe piacere ospitarti anche adesso, però immagino che abbia un sacco di foto. Guarda, ho già postato una foto. E allora adesso invece lasciamo le pagine dei quotidiani, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori.
Allora, questo avvio di settimana è all'insegna del bel tempo, insomma, le temperature, quali saranno le condizioni meteo che ci aspettano? Sì, Francesca, dopo un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile, temperature al di sopra delle medie stagionali, anche sensibilmente al di sopra delle medie stagionali, nelle prossime ore c'è da segnalare un veloce ma anche abbastanza intenso peggioramento che riguarderà anche la nostra regione e sarà favorito dal transito di un veloce impulso di aria fredda proveniente dall'Europa centrale che nelle prossime ore scivolerà sulle regioni adriatiche e favorirà un deciso peggioramento del tempo sulla nostra regione, peggioramento che si tradurrà innanzitutto con un deciso rinforzo dei venti dei quadranti settentrionali a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio. L'arrivo dell'aria fredda potrà dar luogo anche alla formazione di temporali sulla nostra regione, ma soprattutto sulle zone montuose e sul versante orientale della nostra regione, dove è attesa anche una generale sensibile diminuzione delle temperature, quindi i valori diminuiranno anche di 4-6 gradi nel giro di poche ore, quindi si avvertirà appunto questa diminuzione. Ci sarà spazio localmente a dei rovesci temporaleschi accompagnati da raffiche di vento, questo tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, quindi una situazione questa da segnalare, mentre poi successivamente assisteremo a un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma le temperature insomma resteranno su valori che si avvicineranno un po' alle medie stagionali, quindi le temperature diminuiranno e si avvicineranno alle medie stagionali. Non cambierà poi di molto la situazione fino alla giornata di venerdì, mentre successivamente c'è da segnalare un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, favorito dall'arrivo di perturbazioni che via via si susseguiranno sulla nostra penisola, perturbazioni che arriveranno dall'Europa settentrionale e con tutta probabilità favoriranno anche una nuova diminuzione delle temperature, quindi si prospetta un fine settimana e un inizio di settimana prossima all'insegna dell'instabilità e del tempo caratterizzato da temperature in generale diminuzione, insomma una situazione anche questa da seguire, ma ripeto, quello che c'è da sottolineare riguarda la tendenza prevista per le prossime ore, perché insomma ci sarà un deciso cambio del tempo. Attualmente la situazione meteorologicamente parlando insomma è caratterizzata da stabilità, da una situazione che nulla fa preludere a un cambiamento. Invece nelle prossime ore, Francesco, lo ribadisco, attenzione al vento, è previsto il rinforzo sulla nostra regione, ma ci sarà spazio anche a dei rovesci temporaleschi e ovviamente le temperature diminuiranno di 4-6 gradi nel giro di poche ore, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, eccolo qui, ringraziamo Gianni D'Areo in regia, questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete i bollettini aggiornati nel corso delle ore proprio da Giovanni De Palma. Sottolineiamo che sulla destra troverete le quattro finestre sulle quattro province abruzzesi, queste sono le webcam per tenere sotto controllo la situazione su tutto il territorio, come si vede insomma c'è un po' di nuvolosità e ci sono anche dei cieli azzurri. Noi suggeriamo anche due profili Facebook, questo si chiama Abruzzo Meteo ed è quello ufficiale, qui troverete tutto quello che è presente sul sito, quindi per averlo a portata di smartphone, tutti i bollettini aggiornati, le mappe per seguire quelle che sono le variazioni meteorologiche, come diceva Giovanni De Palma è atteso un rinforzo dei venti, quindi questa è l'attenzione che pone il nostro esperto meteo. Noi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma perché qui troverete qualche curiosità in più, come la foto scattata alle prime luci dell'alba, questa mattina ha registrato 12,6 gradi, ricordiamo da Monte Silvano, questo per capire un po' l'avvio di giornata, e troverete anche quello che è presente nella pagina ufficiale, ma questa pagina è importante perché da un lato ci sono tutti gli strumenti di rilevazione meteo che utilizza Giovanni De Palma con la spiegazione e dall'altra ci sono le segnalazioni degli utenti, cioè foto e video postati sulla bacheca di Giovanni per mettere lui al corrente della situazione che incontrano gli utenti sul proprio territorio e l'altra per mettere a conoscenza tutti gli utenti connessi alla pagina di quello che succede insomma sulle strade d'Abruzzo, quindi noi lo suggeriamo. Giovanni, io ti ringrazio come sempre per il tuo intervento che tornerà domani mattina sempre alle 7:20, ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo, torniamo sulle pagine del centro per parlare di maratona.
Pescara fa la sportiva mezza maratona con 2.000 iscritti, tutti pazzi per la corsa, conta la rovescia per gli eventi di maggio e giugno, una 21 km con arrivo allo stadio e poi c'è l'Ironman. E ancora no al centro diabetici sul Colle, senza bus e a orari impossibili. Francavilla sale la protesta, i malati da qualche mese sono stati trasferiti dalla sede centrale del distretto sanitario al consultorio del paese. La strada è ripida e senza alcun mezzo di trasporto, questa è la denuncia. Di spalla l'anno albo associazioni, iscrizioni entro aprile. E poi a Cepagatti, Sborgia, alberi secolari rischiano di morire. Una mozione dell'assessore comunale contro le potature selvagge di decine di piante. Il liceo Volta sforna 5 giovani talenti, questo sulle cronache di Francavilla. Ancora a Francavilla, Francavilla verso il voto, l'alleanza contestata, Sele e Luciani e ancora scontro nel partito. Sulle cronache di Montesilvano, lo schianto sul lungomare, cade con la moto e un'auto lo investe, grave un pescarese di 51 anni dopo un incidente sulla riviera, l'impatto è avvenuto nel cantiere per la pista ciclabile. E poi via Sospiri e via Verrotti, Sospiri alla giunta, più alberi e panchine per i pedoni. Di taglio basso riparte da zero il processo EcoM, nuovo collegio giudicante sui rapporti tra comune e la società di Zio. On the road, libri, vino ed elisir di bellezza giovedì con libri da cena, sempre su Montesilvano. Villa Salieri in arrivo 12 nuovi alloggi popolari. Montesilvano riparte il cantiere fermo dal 2011 con l'avvio delle opere di urbanizzazione primaria della ditta di Prospero. Cozzi dice 184 famiglie in attesa. E poi in 50.000 Pescara Comics and Games, gran successo di pubblico all'Arca per la rassegna di fumetti con Cristina D'Avena. A Spoltore, mensa e scuolabus varate dal comune le nuove tariffe. I lavori contro le frane e alluvioni in appalto per 900.000 euro. A Popoli pubblicato il bando per le opere di risanamento idrogeologico nelle zone della città più esposte a calamità. E poi è stata chiusa l'indagine sulle società partecipate. Penne da mesi è stato consegnato alla PM Mantini il fascicolo su Vestina Gas e ATC City Service. A Manopello invece un migliaio di fedeli per il cammino del Volto Santo. La pagina di Chieti, lo stabilimento di Atessa vola il mercato in Sud America. Seville, il Messico, ordina 52.000 pezzi. Salto di produzione per la fabbrica del Ducato, in arrivo 35 operai part-time e 3 turni in più per la manutenzione. E ancora su Chieti uno spiraglio per l'azienda, l'industriale teatino Trevisan, interessato a rilevare la Thales. Rinasce il simbolo della villa comunale di Chieti, sabato riapre la casina dei Tigli di D'Angelo e di Stefano. L'eccidio di Santa Cecilia, morì per lo stress da strage, è un eroe. Impazzì dal dolore, la nipote e il Codacons si rivolgono al prefetto per far riconoscere Paolini come la 21ª vittima. E poi la rievocazione storica alle 17.30, domani al museo di Capasso il convegno su quei morti. Danni a una famiglia di commercianti, in 3 a processo per usura ed estorsione, questo sulla cronaca di Lanciano. San Vito, condannato per diffamazione, insultò l'assessore su Facebook, è stato multato sulla cronaca di San Vito, mentre lui in giacca e cravatta spenne i propri clienti per causette su marciapiedi rotti e vicini di casa troppo rumorosi. Con queste e altre frasi pubblicate su Facebook, Fabiano Di Bernardino, 34 anni, di San Vito, per il giudice onorario Vincenzo Chieli avrebbe diffamato a mezzo stampa sul web l'assessore del comune sanvitese Luigi Comini. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, apriamo la pagina sull'Aquila, incidente a Onna, si fermano i lavori, cade dall'impalcatura e grave un operaio, in ospedale un 26enne di Bari, i carabinieri e gli ispettori dell'ASL hanno disposto il sequestro del cantiere. Canocchi scrive dopo l'operazione, il poliziotto con il cuore nuovo sta meglio e ha fretta di tornare. Cassazione, il verdetto dopo 12 anni, cittadino beffa Equitalia che voleva 300.000 euro. Sulle pagine di Teramo, 8 kg di droga nascosti sottoterra. Eroina e cocaina a Giulianova Paese, i carabinieri arrestano 2 albanesi incensurati, in auto anche una pistola.
E poi firme false sugli assegni di Nicola Assolto, l'uomo dell'inchiesta sul calcio sporco, scagionato anche dall'accusa di appropriazione indebita. Lutto in città, ex giocatore stroncato da infarto. Addio a Bernabei, 20 anni fa, salvato in campo dal defibrillatore. Questo sempre sulle cronache di Teramo. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, ingerisce farmaci e va in coma, anziano grave per l'intossicazione, fatto scendere in barella dal terrazzo. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. In apertura i rifiuti dalla Basilicata. La rabbia di Chieti, visto, avevamo ragione, le 13.000 tonnellate di scarti da idrocarburi lavorati a Leni, gli odori insostenibili non ce li siamo sognati, fuori la verità. Il DT Arta replica, nessun rapporto professionale oscuro con i consulenti Eni, non ho svolto io quella perizia. E poi la precisione, Damiani, non ho interferito e sono estraneo a tutto. Due pagine fitte di controdeduzioni per dire fondamentalmente alla stampa che lui, Giovanni Damiani, di Tiarta, indagato a Potenza nella vicenda dello scandalo Basilicata, è totalmente estraneo ai fatti, oltre ad aver portato avanti una condotta corretta e rigorosa professionalmente, oltre a minacciare querele ovviamente. Damiani, sotto accusa per una presunta falsificazione di una perizia sugli scarti di lavorazione degli idrocarburi nel centro di Viaggiano, contesta la tesi dei rapporti professionali oscuri con i emissari dell'Eni e documenta il famoso caffè al Nuvola Rossa con il consulente dell'Eni, smentendo di essersi occupato di analizzare missioni del centro Eni, ma soprattutto non aver interferito nelle analisi degli scarichi idrici. E poi si parla di logistica, i trasportatori puntano tutto su Ortona, noi sempre ignorati dalla regione. Le categorie, rispetto al 2008 il volume d'affari sono calati quasi della metà. Il dato diffuso ieri dalle associazioni di categoria parla di una riduzione delle merci trasportate pari al 46% rispetto al periodo che ha preceduto la grande crisi del 2008. E ieri si sono incontrate tutte le sigle per parlare proprio di logistica e delle difficoltà che hanno incontrato negli ultimi anni con una notevole diminuzione proprio della percentuale d'affari. Vediamo. Confartigianato Trasporti, Assotir, Fiat Fai, Fita CNA, Casa Artigiani e Anita Abruzzo si uniscono e presentano proposte per il settore del trasporto abruzzese, visto il calo della produzione e la conseguente riduzione delle merci trasportate. Vanno fatte delle scelte, andavano fatte delle scelte, noi siamo un po' in ritardo, diciamo, a livello regionale rispetto ad altre regioni, non tanto per le strutture perché ne abbiamo tante, ma siamo in ritardo per una politica integrata della logistica e del trasporto a livello locale. Nel tempo si è capito che le imprese di produzione vanno dove ci sono dei sistemi logistici e trasportistici che permettono il movimento rapido delle merci, perciò dei risparmi sul prodotto finale. E pensare che l'Abruzzo non utilizzi le proprie strutture per dare questa possibilità a nuovi insediamenti industriali, perciò produttivi, è pazzesco, perché noi abbiamo perso circa, negli ultimi 10 anni abbiamo perso quasi il 46% della produzione. Siamo la regione che ha perso più trasporti, più noli di trasporti in Italia, preceduti solo dall'Umbria. Siccome il tessuto industriale, perché noi trasportiamo quello che gli altri producono, il tessuto industriale purtroppo sta scemando sempre di più, automaticamente non abbiamo più merce da trasportare e vediamo nella logistica e nella portualità uno strumento per poter incrementare i volumi delle merci da trasportare. Ovviamente noi auspichiamo che i porti abruzzesi siano inseriti nell'autorità di sistema portuale di Civitavecchia, ma anche in ultima analisi anche ad Ancona non ci interessa più di tanto per come adesso è strutturata la governance dell'autorità di sistema portuale, per cui chiediamo e vorremmo essere più incisivi e quindi più ascoltati dalla politica e dalle istituzioni abruzzesi in maniera tale che tutto il territorio e quindi le imprese vengano inserite in un discorso globale.
Sanità, il tavolo di monitoraggio, oggi il giorno più lungo. Dopo 8 anni ci sono i presupposti per lasciare la gestione commissariale. L'incontro è fissato alle 10.30 di questa mattina a Roma e la speranza è quella di andare a pranzo a pancia piena, di liquidare cioè 8 anni di commissariamento della sanità in poche ore. Dovrebbe essere insomma la volta buona, per dirla alla Renzi, con l'assessore Silvio Paolucci pronto a lanciare la sua hashtag più importante. Il tavolo di monitoraggio sulla sanità dovrebbe chiudersi oggi con la certificazione dell'uscita dal commissariamento della Regione Abruzzo e il ritorno delle competenze della gestione sanitaria in mano al Consiglio regionale. Pescara, parcheggio, lite Paglione Comune. Il noto imprenditore, rappresentante della Marche Motori, torna a chiedere 850.000 euro di danni per mancati incassi. I legali di Palazzo di Città hanno risposto offrendo 0 euro e la struttura non è mai stata in attività nella parte autorizzata. Anche qui la fotostory di Fiorello a Pescara, barista, intervistatore, selfie e baci, l'arrivo di Fiorello diventa uno show. E poi, nel fiume le fogne di due palazzi, scoperti due condomini di Via Sacco allacciati a una condotta di acque bianche. È partita la segnalazione della Calcomune, abusi fuori controllo. La situazione andava avanti dal 2005, 10 milioni di Escherichia coli alle Mainarde, guasto riparato. L'ART ha avviato i campionamenti per la balneazione, è in emergenza soltanto il 20% del nostro litorale. Posti di lavoro in cambio di voti, Pignoli va a giudizio, lo scambio sotto accusa l'esponente di punta della lista civica di Teodoro. Come placcano la Tinozzi in 170 sul campo da rugby, quando la palla è ovale, questo sul... Ovviamente il rugby. Montesilvano, il giallo delle piazze deserte, comune, stazione Sant'Antonio, sempre più vuoti luoghi dell'identità. Una parabola che riflette la metamorfosi da città ad appendice metropolitana. Il paradosso del quarto centro d'Abruzzo, soltanto 3.000 residenti con il codice fiscale da Montesilvanesi DOC. E poi Gallerati, dice, gli storici abitanti si sono chiusi in casa e hanno subito l'arrivo di stranieri e pescaresi. EcoM cambia il giudice, il processo va in prescrizione. Girandola di toghe per la quarta volta si riparte da zero. Le difese dicono no all'utilizzo degli atti già formalizzati. Un binario morto per il troncone del caso rifiuti che coinvolge Sospiri e l'ex sindaco Pasquale Cordoma. Incidente, dopo la caduta dalla moto viene travolto da un'auto il 51enne pescarese. Questo succedeva ieri sul lungomare. Lupi all'assalto a Colle Corvino, sbranati pecora e agnellini. E ancora, apriamo la pagina dedicata all'Aquila, vai avanti e stai attento, il vescovo sta con Don Gatto, le mani della camorra sugli appalti, Monsignor Petrocchi benedice la crociata, il parroco di Tempera ascoltato ieri dai carabinieri sulle minacce ricevute. 4 ore di faccia a faccia con gli investigatori sulle imprese dei clan interessati ai lavori post-sisma. Il caso, i fondi antiusura finiti in acquisti finanziari. 7 indagati per peculato tra i vertici della COP di garanzia e della Eurofin. E poi camicie per gli alpini in archivio, il caso Frutti. Di taglio basso, tafferugli anti-Renzi, 10 denunciati, c'è un'indagine, la manifestazione non autorizzata, l'accusa per alcuni scattano anche resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I tafferugli, quelli scoppiati a fine agosto scorso in occasione della prima visita del Premier Matteo Renzi, gli agenti della Digos hanno segnalato alle autorità giudiziarie una decina di manifestanti, tra quelli del Comitato 332 e quelli di Ombrina Mare 2, giunti in città per protestare contro la realizzazione di un nuovo insediamento petrolifero sulla costa teatina. E proprio su alcuni di loro che si sono concentrate le indagini per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, visto che un agente donna della polizia, nei momenti più concitati in prossimità di Palazzo Fibbioni, era stata scaraventata contro i puntelli della scuola elementare Edmondo De Amicis, riportando una contusione a una spalla. Il viale del tramonto dello sport aquilano, rugby, dalle stelle dei 5 scudetti alla retrocessione sempre più vicina. E poi calcio, stroncata dal caso scommesse, la società rischia l'addio al professionismo. Impianti bellissimi, pila le stelle e cantieri miliardari non riescono a trainare le discipline storiche. L'Aquila ritrovata, castello, tempi lunghi per il restauro, la fine lavori è prevista per il 2022. L'avvio del cantiere slitta per un cambio nel pool di imprese, ma presto sarà visitabile il mammut.
E poi a Sulmona parte lo street control, il primo screening fa vittime eccellenti. Nel mirino anche l'autoscala della squadra elettricisti di Palazzo San Francesco. Era senza revisioni da alcuni mesi. Scoperte anche due auto senza assicurazione e nei prossimi giorni le verifiche verranno anche estese. A Colle Ranesco, schianto mortale, no autopsia, il via libera al rito funebre. E poi Tagliacozzo, dopo gli arresti c'è un candidato sindaco. Chi l'avrebbe mai detto che dopo i fatti giudiziari che hanno portato in carcere il sindaco di Tagliacozzo, già ci sarebbe stata una candidatura per la poltrona di primo cittadino e sono stati il consigliere comunale uscente Maria Antenucci e l'ex consigliere Gabriele Mastroddi a chiedere a Vincenzo Montelisciani, consigliere di minoranza uscente, di mettere a disposizione la sua candidatura a servizio di una lista civica incentrata su innovazione, competenza, serietà, trasparenza e buon governo e soprattutto unità, parola che in un paese lacerato da fortissime contraddizioni personalistiche e nell'ultimo anno da fatti gravi e incresciosi, ora ne vuole uscire. Andiamo sulle cronache di Chieti. Per la polizia un nuovo blitz a casa del jihadista, un'inchiesta aperta dalla Procura di Torino tocca anche Chieti. Perquisita l'abitazione del marocchino espulso per terrorismo. Gli investigatori arrivano a San Martino con i cani antiesplosivo. Controllati anche i furgoni e i terreni circostanti all'appartamento. L'indagine coperta dal segreto riguarda diverse città italiane, si aprono anche altri scenari. E poi il fallimento IRCAM, una vicenda chiusa, i De Leonardis lasciano l'abitazione. Bucchiani con l'ultimo atto con la decisione del giudice di una storia durata 30 anni. Thales, la fumata nera, prosegue la protesta. L'avvertenza, vuoto l'incontro al Ministero, i sindacalisti si sfogano dall'azienda. Zero aperture. Torna Reggio, un messaggio ai giovani. La Chiavaroli dice non fatevi scippare il futuro. Si parla della sottosegretaria alla giustizia. Al Santo Spirito nasce il Museo della Resistenza. Siamo a Lanciano. Il polo poi troverà definitiva sistemazione all'interno del prestigioso palazzo storico napoletano Berenga. Il sindaco Pupillo diventerà una raccolta sistematica e catalogata del materiale e delle testimonianze esistenti della rivolta. A Vasto il parcheggio multipiano, la viabilità è a rischio. E poi sulle cronache di Teramo, via Capuani, la pedonalizzazione dal 16 maggio con i dissuasori. Individuati gli stalli per i residenti, per i commercianti e per i disabili. La Team incaricata delle operazioni di pulizia e maquillage nel centro storico. Il sindaco Brucchi dice presidio fisso dei vigili urbani nelle prime settimane di sperimentazione. Di Taglio Basso ha chiesto il risarcimento al veterinario Ferri. La Corte dei Conti ritiene irregolari le sterilizzazioni di cani e gatti all'istituto zoo profilattico. Un controdecalogo per salvare la giunta. La crisi, il documento è stato firmato da Nuovo Centrodestra e Teramo, soprattutto mancano l'assenso di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Presunti abusi sessuali dal padre, l'audizione protetta per la minore, il caso. E poi la settimana corta al Lido, caos al primo circolo, annullate la decisione. Angela Pallini vuole sperimentare una scuola a tempo pieno, mensa compresa. Al paese la relazione dell'ispettrice che consiglia l'autotutela fa arrabbiare tutti. Siamo a Giulianova, i contrari, trionfa la giustizia, gli altri andremo avanti. Di spalla 7 kg di droga sottoterra, due arresti. E poi quattro consiglieri in appoggio alla Ricchi, che però deve cominciare a dialogare. Tortoreto rischia di non programmare la stagione estiva. Martin Sicuro, la segretaria PD Elisa Foglia, annuncia la creazione del programma web. A Roseto arriva la bandiera verde per la spiaggia di qualità. Apriamo la pagina dello sport. Pescara, una notte da leoni. Stasera la squadra di Oddo impegnata contro lo Spezia in un altro scontro diretto per confermarsi nei playoff. Il tecnico biancazzurro in Liguria senza 9 giocatori. Caprari non ce la fa e Zampano in dubbio. E Mitrita titolare. Di Carlo dice il Delfino ha qualità straordinarie. E poi non mi accontento di un pari se prima non proviamo a giocarcela, siamo in emergenza, ma faremo bene. Di Taglio Basso, di Francesco, derby, vinca chi ne ha più bisogno.
È l'evento, ancora una volta questa città ha mostrato i caratteri che hanno in sé natura per durare nel tempo. È la mirabile sintesi di Sergio Zavoli, presidente della giuria del premio nazionale Giuseppe Prisco, alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva del momento particolare che regala ogni anno la cerimonia di consegna. Il suggestivo scenario del teatro marruccino tra luci, palchi e poltrone di velluto rosso, con un pizzico di ironia nel nome e nel ricordo di un personaggio come l'avvocato Prisco, vicepresidente dell'Inter, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio. E allora, ieri si è svolta la 14ª edizione del premio Prisco a Chieti, tanti sono stati i personaggi premiati, tra questi anche Eusebio Di Francesco. Vediamo. Dobbiamo essere tutti orgogliosi e fieri di questo. Io mi ricordo quando la giuria, tutti, da Gianni Mura, Sergio Zavoli, a Giampaolo Ormezzano, a Ilaria D'Amico, tutti hanno mandato una terna di chi premiare, e il nome di Eusebio Di Francesco c'era a tutti i giornalisti. È stato per me, in maniera silenziosa, mi ero commosso, mi ha fatto piacere perché conosco Eusebio da quando era piccolo e ho frequentato, diciamo, la sua famiglia, i suoi fratelli, per cui sono affezionato, anche se non ci frequentiamo, però è una bravissima persona, per cui sono orgoglioso e fiero che lui ha accettato questo premio e che oggi è qui in cantina con noi. Ma penso che sia uno dei premi più ambiti a livello nazionale, e per di più sono orgogliosissimo di averlo ricevuto nella mia terra. Che dire di più, per me è stata una doppia soddisfazione. Eusebio Di Francesco ha un figlio che si sta facendo onore nella Virtus Lanciano, è arrivata anche la convocazione con l'Under 21. Ma devo dire che è cresciuto tantissimo, un ragazzo ha dei mezzi importanti, ma li aveva anche prima, non adesso. Dal punto di vista mentale, dell'approccio, sia agli allenamenti che alla gara, è migliorato tantissimo e si vedono i frutti in questo momento. Sta raccogliendo i frutti di grande lavoro che ha fatto in precedenza, perché mio figlio ha sempre lavorato con grande voglia, con grande passione in questo lavoro, e mi auguro che gli possa dare ancora tante altre soddisfazioni. Serie B, il Lanciano impegnato nella lotta per la salvezza, il Pescara in quella per approdare ai playoff. L'augurio di Eusebio Di Francesco qual è? Ad entrambi. Devo dire che il Lanciano è stato molto bravo a riprendersi, perché c'era un periodo in cui la davano predestinata alla Lega Pro, invece ha avuto un periodo veramente magico, unico. In questo momento è un momento di difficoltà anche un pochino societario, mi auguro che si possano riprendere, avere meno punti di penalizzazione che poi magari gli permetteranno di lottare fino alla fine per la salvezza. Mentre per il Pescara, anche il Pescara ha avuto un periodo difficile, nonostante dal mio punto di vista aveva fatto anche delle buone gare raccogliendo poco rispetto a quello che meritava. In questo momento è tornata a giocare a certi livelli, poi ha davanti, dal mio punto di vista, due giocatori importanti, uno è la Padura e l'altro è Caprari, che spesso fanno la differenza. Ancora sport, Serie B, ora il Lanciano obbligato a far punti. C'è una sfida nella sfida oggi contro il Novara, l'allievo Maraiulo affronta il maestro Baroni. A centrocampo ballottaggio, Bacinovic, Vitale, l'allenatore dice ci aspettiamo 6 finali. E poi Teramo, Narduzzo diventa titolare, siamo in Lega Pro, il secondo portiere avrà spazio nelle ultime 3 giornate dopo aver acquisito la salvezza. E poi il calcio a 5, Pescara, adesso puntiamo alla Coppa UEFA. Il patron Iannascoli dice questo traguardo è proprio emozionante. Dopodomani biancoazzurri in semifinale a Guadalajara contro la favorita Inter Movistar. Sconfitte e disordini, il silenzio dell'Aquila, ambiente sotto shock per lo scontro tra tifosi e giocatori. San Domenico e Chirieletti hanno saltato l'allenamento. La Digos al lavoro per ricostruire l'accaduto, rischio d'Aspo anche per gli atleti e la società aspetta. Per il Chieti, quinto posto lontano dopo il pari, questa la Serie D. E poi di taglio basso, ancora Serie B, trasloco indigesto, indagini a San Nicolò dopo le scritte sui mezzi e muri del campo. Il Giulianova spera ancora nella matematica, ma con Dragone già si pensa al domani. E ora invece torniamo sulle pagine del centro, sempre per lo sport, anche qui in apertura il premio Prisco, passerella Chieti, Di Francesco resta a Sassuolo e prenderei la Padula e Caprari. Il tecnico mette a tacere le voci di mercato e applaude il figlio, assomiglia al padre. Assente Insigne, il presidente del Cagliari Giulini dice il Pescara gioca il miglior calcio della Serie B. E poi Roma, sentenza Champions, sarà rivoluzione, Spalletti e Totti, pace mediatica dopo la forte lite di Bergamo. Andiamo in Serie B, sulle pagine delle abruzzesi, il Pescara si gioca la carta verde alla Spezia senza 9 pedine, arbitra Di Paolo Di Avezzano, stasera c'è lo spareggio playoff.
Trasferta vietata per i tifosi biancazzurri dopo il parapiglia con i supporters del Cesena. Difesa confermata e Bruno titolare sull'autogrill. Gli ultra del Crotone portano in trionfo la Padula. Attenti a quei due, Calaiò e Piccolo, i pericoli dello Spezia. L'ex in estate è stato sul punto di tornare a Pescara. L'ala ha detto no a gennaio, non tradisco i lancianesi. Ancora Serie B, ora il Lanciano, stasera il Novara al Biondi. Il Lanciano chiede a Baroni una vittoria per sperare. Aquilanti e Amenta tornano al centro della difesa. Bacinovic a centrocampo. In attesa della penalizzazione i rossoneri devono conquistare i tre punti per essere padroni del proprio destino nell'infuocato finale di stagione. E poi gli ex tra i piemontesi, anche Trest e Casarini. Nei precedenti il bilancio è favorevole ai frentani. La Lega Pro, la crisi rosso-blu, l'Aquila si riaccende un filo di speranza. Rimini penalizzato di due punti. Decisivo lo scontro diretto di sabato al Neri. La Digos indaga sul parapiglia del dopo Siena. Qui Teramo si lavora al prossimo anno, Campitelli dopo la salvezza, un organico per puntare alla Serie B. Calcio giovanile, Juniores, Chieti fuori dai playoff e il Poggio verso l'accoppiata. Dilettanti ad alta tensione, botte, calci e gare sospese, emergenza violenza. Due partite fermate per aggressioni agli arbitri e altre due finite nel caos. La FIGC pensa a un gesto simbolico per condannare gli episodi deprecabili. E questa è l'emergenza tra dilettanti abruzzesi, perché nelle ultime settimane si sono lievitati i casi di arbitri aggrediti e di partite sospese. Botte e insulte sui campi dei dilettanti e ormai l'Abruzzo si sta allineando alle regioni calcisticamente più violente. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14. Invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.